Il linguaggio non è statico, ma è in continua evoluzione. E non cambia soltanto la lingua, anche le parole cambiano nel tempo. E questo a causa di una serie di fattori, tra cui il progresso tecnologico, i cambiamenti sociali, l'evoluzione culturale. Il vocabolo greco hairesis, ossia eresia, significava semplicemente scelta. Scelta di un oggetto piuttosto che di un altro, scelta di una strada da seguire, oppure scelta di un'opinione. Nel tempo però, ciò che è accaduto alla parola eresia fu un totale capovolgimento del suo significato. Infatti, da espressione di libera scelta, diventò sinonimo di errore. Dopo San Paolo, tutti gli scrittori ecclesiastici inizieranno a utilizzare questo termine in senso restrittivo. Inizierà a maturare l'idea secondo cui gli eretici non soltanto dovevano essere evitati, ma anche puniti come traditori. Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. L'eresia è opera del demonio e conduce alla dannazione eterna. Tommaso d'Aquino definirà l'eresia una forma profonda di infedeltà. Secondo lui gli eretici non dovevano soltanto essere scomunicati, ma anche uccisi. Furono molti, moltissimi gli scrittori che in passato offrirono il loro contributo alla storia e allo studio delle eresie. Un panorama vasto e complesso, fatto di moltissime edizioni e tantissime opere. Tra queste troviamo anche un celebre e famoso dizionario, che fu scritto da un abate francese, un certo François-André Plouquet. La prima edizione fu stampata a Parigi nel 1762. Tra le pagine di questo dizionario l'autore rivela una profonda conoscenza di tutte le eresie, antiche e moderne. 5 anni dopo, nella città di Venezia, nel 1767, uscì la prima traduzione italiana di questo dizionario, che fu curata da un teatino, un certo Tommaso Antonio Contin. 5 volumi in elegante legatura in piena pelle, con ricchi fregi in oro ai dorsi. Così si presenta questo esemplare del Dizionario delle Eresie, degli Errori e degli Scismi. L'opera contiene centinaia e centinaia di eresie, tutte divise per ordine alfabetico. Si tratta di una vera e propria enciclopedia all'interno della quale il lettore può trovare un mondo straordinario. Per ogni eresia si racconta gli usi e i costumi, la vita e la dottrina. Possiamo trovare all'interno le più famose eresie della storia, ma allo stesso tempo anche i più grandi eretici che hanno cambiato la storia. Si cita per esempio Ario, il quale sosteneva che il figlio di Dio era un essere inferiore a Dio. Come non citare e non trovare Dolcino da Novara, acerrimo nemico degli ambienti ecclesiastici, a tal punto che li definì avversari e ministri del demonio. E poi Jan Hus, il quale accusava con forza e violenza gli abusi e la corruzione della Chiesa. E poi Giovanna d'Arco, Enrico VIII, Martin Lutero e molti altri ancora. Non mancano però anche eresie insolite e bizzarre, come per esempio sette eretiche i cui componenti si credevano angeli discesi dal cielo, gruppi che veneravano tutti i dannati dell'Antico Testamento, altri che abbracciavano il voto del silenzio perpetuo ed altri ancora che praticavano l'autocastrazione. Ed ovviamente non potevano mancare sette in cui ci si abbandonava ad orge rituali. Si citano poi i sabbatari, i cui componenti si rifiutavano di usare la mano destra. I runcari, che avevano decretato che non si commetteva peccato con la parte inferiore del corpo. Poi troviamo gli antiasisti, che ritenevano che il lavoro fosse un crimine, quindi si obbligavano a dormire senza tregua. E poi ancora gli onfalofisici, un gruppo di monaci convinti di vedere la luce del Monte Tabor filtrare dal loro ombelico. E infine citiamo i pasticceri, un gruppo che si burlava della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Secondo loro Cristo stava nell'ostia come una lepre in un panzerotto. Gli inquisitori hanno sempre accusato gli eretici di incitare alla disobbedienza. Da un punto di vista giuridico, l'abuso della Chiesa fu quello di confondere un errore con un reato e di gestire e punire l'eresia come tale: scomuniche, roghi, persecuzioni, stragi. Tutto questo fu anche il risultato di un disagio da parte della Chiesa, un disagio che la Chiesa non seppe gestire perché non comprese i cambiamenti sociali e nemmeno le nuove esigenze spirituali. La Chiesa ha usato la violenza anche per difendere la propria paura e la propria inadeguatezza. E tutto questo Giordano Bruno lo sapeva molto bene, perché di fronte al verdetto della sua condanna disse: «Avete più paura voi ad emanare questa sentenza che non io nel riceverla».